Lui è Oppo Reno 6, un dispositivo bellissimo, curato, ovviamente versione 5G, ed è sottilissimo, appena 7,6 mm. Questo rende il dispositivo bello, bellissimo e leggero, 182 grammi, che con questa finitura sul retro satinata, leggermente ruvidina, lascia una sensazione di premium molto bella e quindi l'usabilità ad una mano è estremamente fattibile, bella, usabile e è un'esperienza che regala delle belle soddisfazioni. Lui è dotato di un chipset MediaTek, il Dimensity 900, è un octa-core, è molto veloce, è dotato di 8 GB di RAM. Tutto questo fa girare il dispositivo in maniera estremamente bella e fluida. Ovviamente, se vogliamo qualcosa di ancora più curato, dobbiamo andare a dispositivi come il Find X3 Neo, che ha uno Snapdragon 865, quindi dobbiamo salire di livello di prezzi. Lui però non ha gli angoli tondi, è tutto squadrato. Questo potrebbe per qualcuno essere migliore, preferibile. Anche la fotocamera qui in alto a sinistra, quella per il selfie frontale. È tutto ben disegnato, ben bilanciato. Il display è un'ottima unità da 6,43 pollici, tecnologia AMOLED, con un refresh rate alto ma non troppo, 90 Hz. Quindi la fluidità sarà veramente ottima, senza però uccidere la batteria, proprio perché sappiamo che i 90 Hz sono già tanti, già abbastanza, e non vanno ad influire troppo appunto sul lato dell'autonomia. Il vetro è un Gorilla Glass 5, quindi sulla parte frontale siamo a posto. Magari, certo, una pellicola temperata non gli farà di certo male e lui sarà pronto per accompagnarci nell'arco della giornata senza troppe preoccupazioni. È dotato di GPS con supporto GLONASS e Galileo, quindi anche qui nessun problema neanche per la navigazione. E la batteria è un'ottima unità da 4300 mAh, che permettano comunque di chiudere la giornata con un 10-15% di batteria residua, ovviamente se non siamo esageratamente assidui di giochi o luminosità estrema, quindi al 100%, ecco, tanto per intenderci. La personalizzazione che Oppo riesce ad offrire con le attuali release sono sorprendenti, perché ad esempio lo vediamo subito dal sistema di personalizzazione che abbiamo dell'Always On Display. Un'infinità di combinazioni anche per quando arrivano le notifiche, gli effetti che vogliamo avere, appunto nei bordi del display. È tutto curato nei minimi dettagli e offre una massima personalizzazione. Chi è abituato agli Android, magari uno Xiaomi o un Motorola, sicuramente è abituato alle personalizzazioni e qui vedrà che queste ottimizzazioni sono spinte oltre il limite e già quindi vedrà delle differenze. Chi invece magari passa da un dispositivo Apple, perché magari è un dispositivo vecchiotto, è stufo di spendere determinati soldi, qui troverà un'esperienza incredibilmente personalizzabile che all'inizio sembrerà veramente di aver scoperto l'America. Il dispositivo è ottimo anche per i giochi, grazie appunto alla tanta RAM che ha e a un SoC che è in grado di reggere giochi anche pesanti. Tutto girerà in maniera fluida, anche grazie al display che con i suoi 90 Hz farà sembrare fluido anche quello che già lo era, grazie appunto all'ottimo hardware che troviamo sotto il cofano, ma che riuscirà a spingersi oltre proprio grazie al display con questo bel refresh rate. Lui scatta molto molto bene grazie alla sua cam principale, che ha un'apertura focale da 1.7. È un'apertura focale da non sottovalutare, cioè questo farà entrare veramente tanta luce in camera. Gli scatti saranno molto veloci, non ci sarà tanto tempo quindi per sviluppare tremolii o quant'altro, e le foto saranno nitide, saranno secche, belle, precise. Lui è dotato di una ricarica rapida SuperVOOC, la 2.0, da ben 65 watt, e quando ci si abitua a ricaricare il telefono con una ricarica così veloce, magari torniamo a casa, attacchiamo la nostra presa e in 15 minuti ci ritroviamo il dispositivo che ha fatto praticamente il 50%.
Beh, questo lascia tutti stupefatti. Chi non c'è abituato, beh, qui veramente si abitua. Quello che c'è di bello in questo dispositivo, che troviamo ovviamente un Dolby Atmos, quindi curato anche sotto questi livelli, è stato curato anche la vibrazione, quindi un sensore quasi aptico. Fatemi sapere la vostra, ciao, al prossimo video!